Per noi fare sport è un diritto di tutti i cittadini, di ogni età, come il diritto alla salute, il diritto alla scuola, il diritto all'istruzione. Certo, per essere davvero per tutti è necessario che questo sport che proponiamo sia un po' tagliato sulla tua misura e sia adatto alla tua età, alle tue condizioni fisiche, alle tue motivazioni, altrimenti può diventare invece che un momento di liberazione, un momento soltanto di fatica e non di libertà. Siamo anche noi un'organizzazione un po' diversa dalle altre organizzazioni sportive. Siamo infatti un'associazione che si occupa a fondo di pratica sportiva di massa e naturalmente anche con i rilievi spettacolari, i dati tecnici che conoscete, ma anche un'associazione interessata molto alla questione culturale, all'intreccio tra cultura e sport e tra i vari sport, tra molti sport insieme. Un'associazione di sport popolare che ha, devo dire, qualcosa di più di quei 1000 iscritti che oggi sono qui. In gruppo, perché speriamo tutti in 50.000 almeno persone, e scatta la solidarietà, è lei che deve uscire dal gruppo. E pensiamo davvero che oltre ai tradizionali significati dell'uso della bicicletta nelle città, quindi difesa dei centri storici, ripresa un po' di possesso di una vita più civile, questo elemento della solidarietà sia una grossa novità, una cosa importante. Penso si allinei a quello che si è detto finora, magari con un pensiero personale. Certo, noi cerchiamo di fare la nostra parte, l'abbiamo fatta in questi giorni per Telethon, lo fa il movimento dello sport per tutti. Naturalmente ha ragione Clay Regazzoni, bisogna che questo problema non trovi una risposta solo nel volontariato.